andiamo a vedere come funzionano le telecamere di sicurezza, i loro limiti e in cosa sono inutili. Le telecamere di sicurezza sono progettate per registrare una ripresa su un'area di interesse. La maggior parte delle camere quindi funzionano riprendendo un qualcosa e registrando un qualcosa. Questo è il loro primo limite, perché non sono connesse H24 su una centrale di polizia, che può essere locale, di stato, quello che volete. Registrano solamente, questo è il loro primo limite. Per sapere cosa accade se c'è un reato, ci deve essere la segnalazione del reato alle autorità competenti, che andranno a visionare le registrazioni prese dalla telecamera di sicurezza nell'area di interesse sul un periodo che potrebbe essere quello in cui ipotizziamo ci sia stato il reato. Questo è il loro primo limite. Le telecamere sono progettate per registrare, quindi registrano un periodo di tempo limitato. Questo è un altro limite importante da tenere in considerazione, perché se la segnalazione del reato avviene in un periodo troppo successivo al periodo di registrazione, possono accadere due cose principalmente: o la telecamera ha esaurito il suo spazio di memoria, quindi una volta che ha registrato è piena, quindi dobbiamo essere fortunati che siamo nel periodo di registrazione, oppure la telecamera ha una registrazione in continuo. Questo vuol dire che va in sovrascrizione della registrazione, quindi se ipotizziamo a un periodo di registrazione di 2-3 giorni, vi sparo di cifre a caso perché dipende dalla telecamera, da quanto è vecchia, da quanta memoria c'ha, da quanto i servizi di sicurezza hanno investito per quella telecamera. Se ha un periodo di registrazione di X giorni e noi andiamo oltre il periodo necessario tra denuncia, tra operatore che va lì a scaricare i dati, ovviamente la telecamera ha sovrascritto e non possiamo vedere se veramente è stato fatto il reato in quella zona nel periodo che la telecamera ha ripreso, quindi non abbiamo collezionato di fatto la prova. Quindi questo è un ulteriore limite. L'altro limite importante di cui dobbiamo tenere in considerazione è che la telecamera di sicurezza, quando riprende un'area, poi il dato va scaricato. Questo ve l'ho già anticipato, quindi ci deve essere un operatore che regolarmente, in un periodo di tempo brevissimo tra l'esaurimento della memoria e il periodo successivo, quindi ipotizziamo che registra per 3 giorni, noi il 4° giorno dobbiamo già andare a scaricare i dati, se no è tutto inutile. Con tante telecamere sparse sul territorio dobbiamo avere la certezza che quella telecamera, i dati vengono scaricati, tenuti in archivio da qualche parte per una nozione di reato, cosa che non può essere fatta e non viene normalmente fatta per un semplice motivo: il volume di dati che una telecamera raccoglie nell'arco di giorni, stiamo parlando di diversi giga di memoria, moltiplicato per tutte le telecamere che ci possono essere per un paese, capite bene che questa cosa è molto difficile, soprattutto perché le telecamere scaricano quasi tutte in Bluetooth, che è un sistema di comunicazione dati piuttosto lento. Alcune scaricano in Wi-Fi, collegamento diretto con un portatile sottostante, che comunque ha una memoria limitata nel tempo. Questo è un altro limite importante che dobbiamo tenere in considerazione. E esaurito lo spazio di memoria, a quel punto non possiamo in ogni caso, come possiamo dire, abbiamo esaurito tutto quanto lo spazio di memoria a disposizione sul portatile, quindi possiamo prendere poche telecamere alla volta per riprendere la scena, possiamo collezionare poche telecamere. Questo è un problema di fatto, quindi quasi tutto il lavoro è legato alla nozione di reato, alla presa in carico della denuncia, alla visualizzazione per quelle telecamere, per quei periodi di tempo prestabiliti in cui si ipotizza che ci sia stato il reato, sperando che la telecamera in quel periodo stia riprendendo, non abbiamo superato il periodo di ripresa in saturazione o in sovrascrizione. Questo enorme limite tecnico delle telecamere pone il loro principale problema, il loro principale limite, in quanto sono una spesa di denaro pubblico, soldi che potrebbero essere investiti in altre cose di sicurezza, ma
si tende a utilizzare delle telecamere per una percezione di sicurezza. La percezione di sicurezza non è sicurezza reale, ma è sicurezza illusoria, cioè le amministrazioni tentano di far credere al cittadino che quella zona sia sicura perché ci sono le telecamere, puntando sul fatto che non sanno come funzionano. Oggigiorno non è proprio così, perché tanti cittadini sono informati, cosa ancora più importante, sono informati i criminali. Questa area qui l'ho già utilizzata in un altro video, perché è emblematica, perché la telecamera di sicurezza che abbiamo utilizzato, che abbiamo visualizzato all'inizio del sito, che è posta in quest'area all'angolo qui giù, dov'è? Me la sono persa, l'area tra il bianco e il giallo, c'è una telecamera di sicurezza qua praticamente, sì. E praticamente abbiamo quest'area che sta riprendendo, che è estremamente sporca, con deiezioni canine, utilizzo di petardi, quindi tutta una serie di reati minori che in teoria dovrebbero essere in qualche modo analizzati nel tempo. La stessa telecamera è stata più volte manomessa. Quindi se il reato minore viene perpetuato, e oggi siamo al 12 gennaio e l'area, come vedete, è altamente sporca, non è stata per niente pulita dal 1 gennaio perché ci sono ancora i petardi per terra, la percezione di sicurezza si è andata totalmente a fare friggere, perché dimostra al cittadino e al criminale che le telecamere sono totalmente inutili e inutilizzate, perché non reprimono i reati minori e non reprimono neanche reati maggiori di conseguenza. Questo perché il funzionamento delle telecamere è intrinseco, il limite delle telecamere è intrinseco nel loro funzionamento, cioè il periodo di ripresa che è limitato nel tempo, e all'operatore di polizia che in sede di indagine possono andare a collezionare i dati di quelle telecamere per rintracciare il reato commesso. Quindi il limite è proprio strutturale nel sistema di impiego. Possono essere utili su aree vaste, devo essere fortunato nel prendere ad esempio una targa in un luogo connesso a un reato, perché se io non conosco quella persona che ha commesso il reato, ad esempio quello che può essere questo qui, abbandono di materiali, inquinamento, imbrattamento di suolo pubblico e quanto il resto, se non conosco fisicamente le persone non posso sporgere denuncia, e se non c'è una denuncia a monte nessuno andrà mai a vedere le telecamere, quindi è un circuito vizioso. Ad esempio, nell'abbandono dei rifiuti, normalmente quello che si va a cercare è la targa di una macchina per poter risalire a chi ha abbandonato i rifiuti, sempre se quella macchina effettivamente è stata utilizzata dal proprietario in quella giornata. È tutto molto difficile da dimostrare. Quindi la telecamera non riprende H24, non è che c'è la polizia che può vedere in tempo reale le telecamere e corre sulla scena per prendere la persona in flagranza di reato che sta commettendo il fatto, ma è sempre successiva ed è quasi sempre collegata alla denuncia di un reato. Quindi se non c'è nessuno che denuncia, ad esempio in questo caso chi è che ha l'interesse nel denunciare queste situazioni di degrado? Magari qualche cittadino dovrebbe avere l'interesse legittimo, cosa che comunque non è facile sul suolo pubblico, il comune stesso, cosa che dovrebbe fare, ma è sempre complicato. Quindi ci dovrebbero essere sempre denunce che vanno a ricollegarsi con un'indagine che comunque comporta tempo e soldi per i cittadini. Più economico sarebbe fare ad esempio un appostamento diretto in determinate ore per prendere quel determinato reato e la persona sul fatto col collezionamento di prove diretto. Certo, questo è più facile e più economico, sicuramente costa meno in termini di spesa dell'operatore rispetto a una telecamera che costa tantissimo, e il tempo spesso di indagine per andare a prendere la telecamera, i dati della telecamera sono equiparabili con i tempi di un appostamento. Quindi, chiudendo, la telecamera è una percezione di sicurezza, un mezzo per poter su un'area vasta o su un'area in cui vado a prendere un determinato reato può essere utilizzata. Molto più utili sono le fototrappole per questo motivo, e non sempre efficaci.
ma hanno enormi limiti intrinseci nella sicurezza che il cittadino conosce, quindi non dà una vera percezione di sicurezza, ma è una sicurezza che pensano di illudersi da sole le amministrazioni, e il criminale che vuole commettere il reato sicuramente conosce e usa a suo vantaggio per delinquere, perché se io so che lì c'è una telecamera, o la manometto, o la faccio manomettere, o ancora peggio, sto semplicemente di spalle commettendo il reato e non verrò mai, e non ci sarà mai la possibilità di essere individuato. Quindi ci servono soluzioni alternative per la sicurezza. Le telecamere sono uno strumento utile, ma vanno sapute usare, altrimenti, come in questo caso, sono solamente uno spreco di denaro pubblico perché sono inefficaci. Grazie.